Siamo a Villa Fogliano, sull'omonimo lago, nel Parco Nazionale del Circeo, uno dei parchi storici d'Italia, insieme al Parco d'Abruzzo, Gran Paradiso, Stelvio, tutti istituiti negli anni 20-30, quando si è proprio creato il nucleo storico delle zone protette italiane. Poi c'è stato un lungo vuoto fino al 1991, quando finalmente è stata varata la tanto attesa legge quadro sui parchi, la 394, che dovrebbe portarci a proteggere almeno il 10% del territorio italiano. Un parco storico, il Circeo, dicevo, a cominciare dal nome, perché qui Ulisse ebbe il tanto reclamizzato flirt con la maga Circe, che ci riporta l'Odissea. Ma in fondo Ulisse era un parvenu, perché ben prima qui c'erano insediamenti preistorici che hanno lasciato tracce preziose, tant'è vero che si parla appunto di epoca circeiana. Ora però lasciamo il Parco Nazionale del Circeo, lasciamo questo intreccio di natura e di storia, perché come tutti i giorni è arrivato il momento di goderci insieme il documentario che anche oggi ci propone Gheo. In Giappone la volpe è un animale leggendario e in particolare qui, nell'isola di Hokkaido, le volpi sono considerate animali veramente speciali. Si narra che una tigre un giorno sfidò una volpe ad una gara di corsa intorno al mondo. Il vincitore sarebbe diventato il signore di tutti gli animali. La volpe acconsentì e mentre la tigre si gettava in una corsa frenetica, astutamente le rimase attaccata alla coda, scattando all'ultimo istante per tagliare il traguardo. È questo il motivo per cui in quest'isola non ci sono tigri e la volpe è l'indiscutibile regina di Hokkaido. La regina di Hokkaido non conduce una vita facile. Da ottobre a marzo, il mare che circonda il suo regno non è che una gelida lastra di ghiaccio. Una foca morta, benché congelata, potrebbe essere sufficiente per sfamarla intere settimane, se non venisse contesa da altri animali. Prima fra tutti da una cornacchia nera e poi da un'aquila di mare. La volpe per il momento abbandona la preda. Attratta dal richiamo della cornacchia, l'aquila di mare si avvicina maestosa e temibile. La cornacchia è affamata, ma deve aspettare che l'aquila squarci il corpo congelato della foca con il becco e gli artigli poderosi che a lei mancano. Fino alla fine del secolo scorso, a causa del clima rigido, i giapponesi non avevano insediamenti stabili su quest'isola. Solo gli Ainu, un tranquillo popolo di cacciatori proveniente dalla Siberia, viveva in questa gelida regione. Le loro usanze, i costumi che li caratterizzavano, i metodi di caccia e di conservazione del cibo sono andati via via sparendo per lasciare posto alla tecnologia giapponese. Il clima dell'isola è influenzato dalla vicinanza della Siberia. I venti gelidi della steppa giungono impetuosi dopo aver attraversato il mare della Russia e si abbattono su Hokkaido, la più settentrionale delle isole giapponesi. Flora e fauna sono tipicamente siberiane e non hanno nulla in comune con quelle del Giappone.
La regina d'Hokkaido si protegge dal vento gelido con un fitto manto invernale. La disperata ricerca di cibo fra dune costiere e ghiaccio non conosce soste. C'è una famiglia da sfamare che l'attende nella tana. L'erica arborea, che fortunatamente ha resistito all'inverno, è ricoperta di bacche. Il loro contenuto di zuccheri altamente energetici rappresenta per la volpe l'unica fonte di sostentamento nei periodi più difficili dell'anno. Oltre le dune, una ferrovia attraversa una vallata larga e piatta, il cui paesaggio disseminato di campi, fattorie e siepi frangivento le conferiscono un aspetto europeo. Durante l'inverno, i cervi sica tendono a spostarsi in queste zone pianeggianti per sfuggire ai rigori del clima di montagna. Timorosi dell'uomo, cercano rifugio nelle selve e nei boschi dove si nutrono di ramoscelli e cortecce. Nonostante le temperature ancora basse, la primavera è in arrivo e per gli animali inizia la stagione riproduttiva. Una femmina di volpe se ne sta ben protetta nella sua tana, dove nutre 7 cuccioli di pochi giorni. Il calore del suo corpo impedirà che muoiano di freddo. Sono ancora ciechi, così piccoli e indifesi, che per le prime 2 settimane la madre non potrà mai allontanarsi da loro. Il maschio provvederà a procurarle il cibo finché i piccoli non saranno più autonomi. Questa lepre uccisa il giorno precedente è diventata un blocco di ghiaccio, ma in qualche modo servirà a placare i morsi della fame della femmina. Le volpi sono molto amate dalla popolazione del luogo, che le chiama tuttora, come faceva nel passato, i nostri vicini, proprio per sottolineare il rapporto di fiducia che lega gli uomini a questi animali. In aprile, i venti meridionali portano aria più calda che scioglie la morsa del gelo. Al largo della costa settentrionale, il ghiaccio che ricopre il mare di Okhotsk inizia a frantumarsi e sciogliersi. I cigni che trascorrono l'inverno ad Hokkaido sono pronti a partire, diretti verso la Siberia. Li attende un viaggio di 4.000 chilometri per raggiungere i territori di riproduzione dell'Artico. Nella regione che si lasciano alle spalle, la neve si sta rapidamente sciogliendo. Thank you.
Una fila di dune separa la costa da una piatta regione interna, la cui foresta è stata abbattuta per lasciare spazio alle coltivazioni. L'antica foresta di noci, tigli, querce ed aceri, in questo secolo, è stata abbattuta per consentire l'agricoltura. Nei pressi di questa fattoria si trova la tana della volpe che sta crescendo la sua numerosa cucciolata. I piccoli hanno ora circa 6 settimane e trascorrono sempre più tempo all'aperto. Quando la femmina morirà, questa tana passerà in eredità ad una delle figlie sopravvissute e così generazione dopo generazione. Le volpi generalmente partoriscono 4 o 5 cuccioli. Questa madre ne ha avuti ben 7. La sua magrezza, oltre che per la fatica, è data dalla perdita del fitto pelame invernale che viene rimpiazzato da un più corto mantello estivo. L'allattamento durerà finché ogni cucciolo sarà in grado di procurarsi il cibo da solo. Vivendo così vicina alla fattoria, è abituata alla presenza delle mucche che vengono portate al pascolo. L'isola di Hokkaido è una regione molto differente dal resto del Giappone. A causa del clima freddo, il riso non può essere coltivato e così l'economia si basa sull'allevamento del bestiame. Le mucche per i giapponesi sono una grande novità e i turisti visitano questo paese per vedere da vicino i grossi animali allevati nelle fattorie. Un'anatra selvatica non ha scampo di fronte al maschio di volpe che è uscito a cacciare per la famiglia. La femmina gli va incontro sul limitare della boscaglia. Al padre non è ancora concesso di avvicinarsi ai cuccioli. Sarà la madre a portare il cibo nella tana mentre il maschio tornerà a caccia. I cuccioli devono lottare fra loro per conquistarsi il pasto. La madre non favorirà nessuno, intervenendo solo se nella foga della lotta la preda viene trascinata troppo lontano dalla tana. Tra i cuccioli si sta lentamente delineando una gerarchia. Si danno battaglia per ogni piccolo brandello di carne. Se il cibo dovesse scarseggiare, i piccoli in fondo alla scala gerarchica, vale a dire i più deboli, saranno destinati a morire. Ora i cuccioli hanno 10 settimane. La madre continua a tenerli d'occhio, ma non sono più costretti a restare nei pressi della tana. Al contrario che in Europa, qui in Giappone le volpi non vengono cacciate neppure dagli agricoltori, che apprezzano il loro ruolo di sterminatrici di topi. Pur essendo troppo piccolo per uccidere una preda, un cucciolo sta provando le sue capacità. Secondo un'antica credenza popolare, le volpi sono animali dai grandi poteri magici e ucciderne una porterebbe sfortuna. Si raccontano molte storie su come la volpe si prenda spesso gioco degli esseri umani. Il racconto più famoso e che ha subito più varianti e trasformazioni nel corso dei secoli è quello della volpe che si trasformò in fanciulla per ammaliare un uomo. Dopo aver assunto le sembianze di una donna bellissima, la volpe si incamminò verso la città.
Al suo passaggio, però, invece di ricevere sguardi d'ammirazione, raccoglieva risate e commenti irriverenti. Il suo stupore era immenso, finché si rese conto che nella fretta di trasformarsi in donna aveva lasciato intatta la sua coda. Tra un pasto e l'altro, i cuccioli trascorrono gran parte del loro tempo inseguendosi e giocando a fare la lotta. Gli scontri con cui avevano stabilito la gerarchia all'interno del gruppo sono terminati e possono tranquillamente dedicarsi al gioco. Questo è il territorio in cui le giovani volpi della cucciolata devono imparare a sopravvivere. Vicino alla fattoria c'è un cimitero che rientra nell'area in cui la femmina addestra i figli. Le macchine rappresentano un grosso pericolo, mentre i bambini sono una finta minaccia. Possono intimorire, ma non farebbero mai del male. Il maschio sta guidando uno dei cuccioli in una spedizione attraverso un campo pieno di mucche. Il cucciolo mostra serie perplessità sull'impresa e si rifiuta di ascoltare il padre, che alla fine sembra perdere la pazienza. Il cucciolo però è troppo grande per essere afferrato dalla collottola. Non si lascia convincere e resta ad esplorare i confini del bosco. Il padre tenta di giocare l'ultima carta e si mette in cammino, sperando di essere seguito dal figlio. Ma la realtà sembra voler smentire la saggezza dei più vecchi. In questo caso il cucciolo aveva perfettamente ragione a temere la presenza delle mucche. A luglio l'estate ha raggiunto il suo culmine. Le temperature diventano torride e gli animali cercano refrigerio nel fitto della boscaglia. La famiglia di volpi si è trasferita dalla fattoria ad un campo di patate nei pressi della linea ferroviaria. I cuccioli sono abbastanza grandi da essere lasciati soli, anche se la femmina continua a sorvegliarli e a partecipare ai loro giochi. Difatti, giocando, i giovani mettono alla prova le loro capacità venatorie e per la madre è importante rendersi conto del grado di autonomia raggiunto dai figli. La femmina improvvisamente si mette in allarme e comunica il pericolo al maschio.
Quest'ultimo non perde tempo e coraggiosamente balza in avanti. Il nemico è il cineoperatore e tutto si risolve per il meglio. Una volpe europea non avrebbe mai avuto un comportamento così coraggioso nei confronti di un essere umano. I piccoli, nel frattempo, non mostrano segni di turbamento. Maschio e femmina consolidano il loro legame per tutto il periodo dell'allevamento della cucciolata. Si prendono cura l'uno dell'altra e insieme della prole finché non sarà cresciuta e indipendente. Quando il maschio a sera porta il cibo ai figli, riceve un'affettuosa accoglienza. La sua presenza è stata fondamentale per lo svezzamento della cucciolata, che ha potuto raggiungere l'età di 4 mesi proprio grazie all'instancabile genitore. Ora però i legami familiari stanno per sciogliersi. I cuccioli sono ormai pronti a seguire la loro strada. Il clima si fa sempre più freddo. Piante ed animali si stanno preparando per l'inverno alle porte. Hokkaido è considerata dalla popolazione giapponese come il selvaggio nord. In novembre, difatti, l'isola diventa una terra desolata e inospitale. Durante il giorno le temperature superano raramente lo zero e la notte precipitano a meno 25. Vicino al campo dove aveva giocato durante l'estate, giace il corpo di uno dei volpacchiotti, probabilmente ucciso dalla fame e dal freddo. Uno dei giovani maschi dominanti, invece, se la sta cavando piuttosto bene e sta stabilendo i confini del suo territorio spingendosi verso la costa. Al di là delle dune, i pescatori affrontano i venti gelidi per pescare un certo tipo di merluzzo che abbonda in queste fredde acque. Il fitto mantello invernale ripara la giovane volpe dal gelo, ma l'acqua è talmente fredda da rendere difficile la perlustrazione. Il mare sta iniziando il lento processo di congelamento, che per dicembre sarà completato del tutto. Febbraio è il mese più difficile dell'anno. Già la semplice sopravvivenza sembra impossibile. Eppure per le volpi è proprio questo il periodo dell'amore.
Maschi e femmine si cercheranno sul terreno ghiacciato e inospitale, si rincorreranno gioiosi e daranno vita a nuove generazioni di regine dell'Hokkaido.